per contenere e ridimensionare, diciamo, quella che si chiama il ruolo o la vicenda delle auto blu, le esagerazioni e così via. Ma nell'esperienza della Camera, nel lavoro di questi anni, riteniamo si sia attivato proficuamente un lavoro di contenimento della spesa che probabilmente negli anni porterà anche a un'ulteriore riduzione. Pensiamo che si debba lavorare in questo senso, nessuno pensa di fare concorsi per autisti, nessuno pensa, però riteniamo che sia un errore oggi partire dall'idea di chiudere e sopprimere l'autorimessa, perché per noi sarebbe, secondo noi, un danno di funzionalità e nemmeno un guadagno economico. La ringrazio. Deputata Mannino, prego. Telegraficamente, Presidente, solo per dire che anche Papa Francesco ha dichiarato pochi giorni fa che rinuncerà a tutte le auto blu del Vaticano. Quindi l'ordine del giorno, come dire, serve semplicemente per avvicinarci alla situazione dei cittadini. Grazie. Allora, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Parere è contrario. Duranti, Carra, Zoggia, Baroni, Giorgetti Alberto, Guidesi. Va bene, ci siamo, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 83, contrari 357, la Camera respinge. Siamo al 30, Spessotto, anche qui c'è una riformulazione, altrimenti il parere è contrario. Deputata, prego. Sì, grazie Presidente. Io volevo chiedere ai questori perché non accettano la formulazione di questo ordine del giorno. È 2 anni che chiedo con questo ordine del giorno al bilancio della Camera di adeguare alla normativa vigente, quella che vige per tutti gli edifici pubblici e privati, sulla normativa che riguarda il fumo, e voi continuate a rispondermi con delle riformulazioni che sono fumose, cioè non servono assolutamente a nulla. E questa vi ricordo che è un'amministrazione pubblica, quindi come tutte le amministrazioni pubbliche deve stare alla normativa vigente. E non capisco perché le nostre aree fumatori continuano ad essere fuori norma, perché voi continuate a sostenere che l'Istituto Superiore di Sanità fa delle valutazioni ogni anno, verifica, dice che queste aree sono compatibili. In realtà lo sapete benissimo che non sono compatibili. Io ho portato anche dei tecnici esterni a visitare queste aree che hanno confermato il fatto che queste aree fumatori non sono assolutamente a norma. D'altronde, delle aree fumatori situate in delle scale oppure nell'area retrostante l'aula dove ci sono addirittura dei